Ci siamo? 3, 2, 1, here we go, hola Burdel. Allora, mi avete detto, i tuoi shorts sulla spiegazione dei ruoli, ruolo per ruolo, sono stati bellissimi. Fai una long version in modo che chiunque si avvicini al nostro magnifico sport possa avere in una long version tutte le informazioni possibili e immaginabili sui ruoli del mondo del rugby. E allora eccoci qua. Come detto, hola Burdel, care amiche, cari amici, appassionate ed appassionate della pallovale, affezionati ed affezionate, curiose e curiosi, capitati qui per caso e capitate qui per caso nel canale Rugby Z10, oggi a Rugby con Zucca, episodio numero 3, andiamo a vedere tutti i ruoli del nostro magnifico sport, tutti i ruoli, tutte le persone che occupano un campo da rugby e tutte le funzioni, le skills e tutto quello che devono avere ruolo per ruolo. Chiaramente, come vi ho spiegato nei numeri dell'episodio scorso di Rugby con Zucca, il metodo inglese per identificare una squadra è partendo dall'estremo e noi partiamo dall'estremo. Poi dopo, in realtà, quando arriveremo alla mischia, io andrò dritto e non la invertirò come fanno gli inglesi che arrivano al mediano di mischia e partono poi dal pilone. Io andrò dritto, terze linee, seconde linee e via andare. Bon, prima di cominciare, Rugby Z10, il mio canale, i miei canali social. Se vi piace quello che dico, seguiteli, like, dislike. Mi scuso nel casino perché intanto il mio studio di registrazione è a casa mia, quindi moglie, suocera, figli, aeroplano, disgrazia vicino all'aeroporto, tutto quello che volete. Rugby Z10, come vedete qui sotto, YouTube, Spotify, Telegram, Instagram, Facebook, Thread, TikTok e tutti i social, cercate Rugby Z10. Bon, bando alle ciance. E allora partiamo dal numero 15, ovvero l'ultimo uomo che sta in fondo al campo, l'estremo. Allora, a mio avviso, l'estremo è il giocatore più elegante della squadra, che è passato da un ruolo prettamente difensivo, come era in passato, perché il fullback in passato era l'ultimo giù in fondo, colui che si occupava di fare l'ultimo placcaggio prima della meta. Ma qui parliamo veramente del 1800, eh? È passato dal ruolo prettamente difensivo a quello che può essere la freccia offensiva, colui che crea l'uomo in più, colui che può essere letale in attacco. E un esempio clamoroso è stato Pani, Lorenzo Pani, il nostro Lorenzo Pani, in Galles. E a proposito di Galles, io posso affermare, a mio modestissimo parere, che il miglior esempio di estremo offensivo, colui che ha cambiato il ruolo da difensivo offensivo, è niente po' di meno che JPR Williams, e colui che in attacco cercava tutti i pertugi possibili e immaginabili per infilarsi. Magnifico artefice di questo ruolo, fantastico giocatore del Galles, della Golden Era e di andare, Golden Era in inglese. Ok, e allora, mio estremo preferito, molti di voi non sapranno neanche chi è, Paul Thorburn, gallese, un estremo praticamente, io all'epoca giocavo estremo, lentissimo, un omaccione gigantesco e peculiarità di Paul Thorburn, un calcio spaventoso, memorabile, andatevelo a cercare sul tubo, una sua trasformazione da oltre 60 metri in un Six Nation dell'epoca e con un Wallaby impregnato, quindi chi come me ha giocato con i Wallaby sa benissimo cosa vuol dire. Insomma, cercatevi Paul Thorburn e vi andare, è il mio estremo preferito di tutti i tempi. E oggi, che dire, i giocatori che coprono questo ruolo fantastici, quelli del giorno d'oggi, li conosciamo tutti quanti. Io ho citato Lorenzo Pani per l'Italia, ma Angie Capuozzo è un altro giocatore. Insomma, l'estremo è un giocatore che deve avere un clamorosissimo intuito offensivo e una fantastica intelligenza difensiva, mani, piedi, ricezione, calcio, vista. E generalmente chi gioca estremo può giocare anche apertura. Poi abbiamo le ali. Le ali sono le frecce della squadra. Nel rugby moderno hanno generalmente le medesime caratteristiche. Scusate, io devo scrollare qui di fianco, faccio un gran casino. Vabbè, le medesime caratteristiche. L'ala con numero 14 sta a destra, l'ala con numero 11 sta a sinistra. Sono le frecce della squadra generalmente sono le finalizzatrici del gioco della squadra con la loro velocità
Lo spazio hanno le gambe per cercare lo spazio e per portare il pallone in meta. Una volta c'era un'ala che era un pochino più offensiva, un'ala un pochino più difensiva per lo sviluppo del gioco, perché il gioco si sviluppava prettamente verso sinistra, quindi l'ala verso sinistra doveva essere un pochino più finalizzatrice, la destra un pochino più difesa. In realtà giorno d'oggi le due ali devono essere interscambiabili, si vanno a cercare lavoro in mezzo al campo, sono anche loro una freccia aggiuntiva per l'attacco, e quindi si insinuano in ogni pertugio che trovano e sono fonte di enormi grattacapi per la difesa. Dicevo che andavano a giocare l'ala di sinistra, prettamente era la più offensiva, perché essendo la maggior parte dei giocatori destrosi, giocavano meglio la palla verso quella parte del campo. Poi c'ero io che quando sono stato spostato all'apertura, da destroso, in realtà giocavo meglio verso destra, non chiedetemi perché, quindi stravolgevo un pochino tutta quanta questa, diciamo, come si può dire? Vabbè, mi sono impappinato, stravolgevo tutto quanto questo modo di giocare, eccoci qua. Allora, le ali una volta erano le gracilline, velocissime, poi è arrivato Zonalomu, tutti quanti conosciamo Zonalomu, e se non lo conoscete andatevelo a cercare sul tubo. È stato un giocatore che, dimensioni abnormi per l'epoca, ha rivoluzionato il gioco, ha rivoluzionato il gioco della squadra, e potente ma memorabile la sua meta all'Inghilterra, dove ha steso quattro giocatori. E allora, queste sono le ali. Le ali hanno un ruolo molto complesso, perché spesso tu puoi stare tutta la partita senza avere un pallone in mano, e poi ti arriva un pallone, fai una canocchia e tutti quanti dicono che sei una pippa. Quindi devi stare veramente concentrato sul pezzo, soprattutto nelle categorie inferiori, perché nei livelli più alti ormai l'ala è un tre quarti aggiunto, va a fare il 9, va a fare tutto quanto il lavoro, è un utility back aggiunto, che quando manca qualcosa va lui a coprire questo ruolo. E allora, le mie ali preferite, chiaramente, a parte Zonalomu, David Campese, australiano, con il goose step, il famosissimo passo d'oca di Campese, e Brian Abana, ha fatto la sfida col ghepardo, col giaguaro, non mi ricordo. E al giorno d'oggi Capuozzo è sicuramente, quando gioca ala, fantastico. Van der Merwe, anche se a me non piace più di tanto in difesa, però Van der Merwe in questo momento è on fire di brutto. E mia ala preferita in questo momento è Penaud, anche se è francese, scusate, mi scuseranno gli amici francesi, Penaud, che è un vero grattacapo sia in attacco che in difesa per gli avversari. Andiamo oltre, dopo le ali con l'11 e 14, con i centri, 12 e 13, 12 inside center, come dicono gli inglesi, primo centro come diciamo noi, 13 secondo centro, outside center, e sono i padroni del mezzo campo, della metà campo, del midfield, e loro gestiscono l'attacco e la difesa, possono avere caratteristiche differenti a seconda del tipo di squadra. Ad esempio, si può giocare con un primo centro che potrebbe essere una seconda apertura, spesso giocato così, e si può giocare con un primo centro penetrante, devastante, e spesso sono accaduti casi dove i centri sono diventate delle fantastiche aperture. Poi dopo lo andremo a vedere. Il primo centro generalmente dovrebbe essere, sì, una seconda apertura che sa usare mani e piedi, perché generalmente una volta che la palla lasciava le mani dell'apertura, quindi potevi montare sul cannone, perché il pallone andava solo in trasmissione o dritto. In realtà adesso anche il primo centro ha un bellissimo piede, e se il secondo centro viene usato come primo centro, comunque sia, può utilizzare un grandissimo piede. Insomma, è un giocatore estremamente completo. Come dicevo, sono tanti giocatori da centro, si sono trasformati in aperture devastanti. Diego Dominguez, uno. Johnny Wilkinson, un altro. Owen Farrell, un altro ancora. Insomma, ne sono un esempio. E quindi diciamo che è una buona palestra, soprattutto dal punto di vista difensivo, per le future aperture di successo. Citato non a caso tre grandissime aperture placatrici, insomma. E poi si punta, ad esempio, sui primi centri devastanti. Che dire, l'Irlanda, penso che Bandiacchi
sia l'esempio del famosissimo primo centro devastante, l'Italia utilizza Tommy, Menoncello, insomma, e via andare. Secondo centro è un genio della lettura, un mago della lettura difensiva e un placatore pazzesco. E adesso ne abbiamo in mente Nacho Brex, però come i secondi centri direi possiamo spaziare da O'Driscoll, insomma. Diciamo che è una platea di secondi, Conrad Smith che è il mio preferito, comunque generalmente i centri si ricordano le coppie di centri veramente famose perché devono essere affiatate, devono essere sapere conoscersi l'un con l'altro, dove uno non va l'altro, dove non arriva l'altro ci vado io, e credo che la più grande coppia di centri mai in mia opinione esistita sia Manon Conrad Smith, appunto. Conrad Smith ha avuto la fortuna di fare un camp da allenatore con lui, è veramente una persona fantastica, ma nel passato mi ricordo anche Carling Gascott, centro nazionale inglese, completamente diversi fra di loro, Darcy e O'Driscoll come citato prima, un pochino più indietro Horan e Herbert dell'Australia, insomma le coppie di centri devono essere ricordate, perché se funzionano bene, sono ricordate in coppia e sono decisamente vincenti. Quindi io direi che noi puntiamo tutto sulla nostra Brexoncello, ovvero Menoncello Brex, e vi andare. Vi ricordo Rugby Z10, sicuramente se qualcosa che dicono vi va bene, commentatelo qui sotto, e andiamo avanti con quelli che sono i due mediani. Allora, il mediano d'apertura, il numero 10, come ho detto nel mio short, nel mio reel, il numero 10 è per forza il fuori classe della squadra. Pelé aveva il 10, Baggio aveva il 10, Maradona aveva il 10, Messi aveva il 10, insomma tutti i migliori giocatori del mondo hanno giocato con 10 sulle spalle, e infatti CR7 è il 7, quindi non lo metto in questa nicchia, lasciamo stare il calcio, e come dire, il 10 è fuori classe della squadra, è il regista della squadra, ha una visione di gioco spaventosa, ha un piede fantastico e passaggio precisissimo, e per tanto tempo era il più fighetto della squadra, ovvero io quando giocavo 10 spesso tornavo a casa bello che pulito perché placava le terzelline per me, tutte queste cose qua. Poi dopo la storia è cambiata, il mediano di apertura è diventato anche un plus difensivo e un il primo attaccante nella linea offensiva, non solo con la sua skills ma anche come penetrante, insomma io credo che il miglior 10 della storia penso che sia stato Carlos ho spoilerato il mio preferito, penso che sia stato Dan Carter, il mio preferito è stato Carlos Spencer, l'unico giocatore che secondo me valeva la pena andare a pagare il biglietto anche se la sua squadra vinceva poco. Se ne guardiamo quello che ha vinto Carter con quello che ha vinto Spencer, non c'è paragone, però il between the leg di Spencer è fuori di testa, le sue follie per il campo sono ancora memorabili, e a lui, al 10, si accoppia il 9, il mediano di mischia, che io reputo il metronomo della squadra, nel senso che il 10 ti dirige il gioco e il 9 ti dà i tempi, e alza il ritmo, rallenta il ritmo. Il 9 è un giocatore particolare perché è una mezza via fra il tre quarti e la terza linea. Spesso è una terza linea aggiunta, ci sono esempi di 9 abbastanza fisici che sono terze linee aggiunte. DuPont è un giocatore ovunque aggiunto, fantastico. Spoilerò già che questo qui secondo me è il più forte attualmente, ma destinato a diventare anche il più forte di tutti i tempi, e deve saper far tutto, deve saper giocare sotto pressione, deve essere un furbo come un gatto perché è il primo attaccante, è il primo che ha la palla in mano, appena c'è un pertugio si deve intrufolare e far meta, e deve essere abile con le mani, abile col piede, abile il colpo d'occhio, abile in difesa, recuperatore di palloni, insomma il 9 è un giocatore stra completo, e deve essere anche un po' stronzino perché Stinger, l'irlandese, ce l'ha insegnato. Io quando nel mio percorso da 15 sono passato 10, poi dopo siccome mettevo su un po' di chili sono arrivato a fare il 9, diciamo che lì come stronzaggine mi difendevo abbastanza bene.
E come ho detto, DuPont è destinatissimo a diventare il 9 più forte di tutti i tempi, però al giorno d'oggi ci sono anche degli altri giocatorini come Gibson Park, ad esempio, o Pau de Klerk, che non scherzano proprio niente, niente. Poi se andiamo nel passato, Bishop della Nuova Zelanda o Nick Farr-Jones dell'Australia hanno fatto la storia di questo ruolo. E allora, prima di andare avanti, dicevo ancora un piccolo spazio pubblicità, Reg Z10, Spotify, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, WhatsApp, Facebook e tutti i canali social. Venite lì, ditemi nei commenti qui sotto quello che vi piace, quello che non vi piace dei miei racconti. E noi andiamo avanti con le terzeline. Tre terzeline, tre ruoli completamente differenti l'uno dall'altro. Terzo centro, il numero 8. In inglese infatti si chiama eight man, il numero 8. E ha proprio il ruolo, il numero 8, noi la chiamiamo terzo centro, il numero 8. Vi ho raccontato nella puntata dei numeri perché veniva chiamato Hitman, andatela a vedere, così è una cosa abbastanza curiosa, però è una plus che avete. E a mio avviso la terza linea è l'atleta, il numero 8 è l'atleta per eccellenza della squadra. Salta in rimessa laterale, corre come un mezzo fondista, un quattrocentista più che un ottocentista, però corre come un folle, quindi molto più veloce degli avanti, quasi simile ai tre quarti. Passa bene la palla, ha delle buone mani, ha la bisogna, sa anche calciare, insomma, ha misure imponenti, generalmente sta sul 1,95 m per 100 kg abbondanti, una massa grassa ridotta al minimo, non so se avete presente la foto con cui Sergio Parisse ha risposto a Balotelli a suo tempo, ecco, quella è la terza linea, un Adone, una scultura, un dio greco, insomma, chiamatelo come vi pare. E non a caso Sergio Parisse è stato uno dei migliori interpreti di questo ruolo e giocando nell'Italia questa considerazione che si ha di Sergio è moltiplicata all'ennesima potenza perché non parliamo certo di un neozelandese o un sudafricano. Non a caso fra i migliori numeri 8 della storia possiamo inserire, che ne so, Zinzenbrook con il suo drop da 45-50 metri in Coppa del Mondo, non in amichevole allenamento. Coppa del Mondo, riceve il pallone, due passi in avanti, paf, spara un drop pazzesco. E comunque anche Sergio ci ha provato, gli è andata male, poveretto, e quindi con un gran piede. Io preferivo Buck Shilford perché ci ho fatto anche con lui un corso d'allenatore ed era veramente marmoreo, però non mi dispiaceva neanche il mitico Willy Ofengawe, detto Willy O, Tongano, che è poi andato in Nuova Zelanda, ma poi ha giocato per l'Australia. Insomma, il numero 8 è sicuramente l'atleta per eccellenza della squadra. Non da meno è il numero 7, ovvero l'open side flanker, quello che noi chiamiamo il flanker dalla parte aperta. Allora, qui torniamo un attimo sul discorso dei numeri: per noi il 7 è dall'aperta, per i sudafricani e per gli argentini il 7 è dalla chiusa, mentre il 6 per loro è dall'aperta. Giusto questo per fare un po' di confusione in generale. Quindi, dall'aperto vuol dire quello dalla parte più larga del campo, ha una caratteristica sicuramente difensiva, ma la sua specialità è il recupero del pallone dopo un placcaggio che avviene all'arco, è il primo che ci arriva, è un pelo meno massiccio e più atletico del flanker della chiusa, e io credo in Italia siamo, anche se con tutto quello che ho detto sul discorso difensivo, Mitchell Amaro ha sparato non so quanti placcaggi in 6 Nazioni, però diciamo, ha recuperato anche tanti palloni che secondo me sono quello che veramente gli danno il chapeau, come direbbe Cassano. Noi, come dicevo, siamo coperti da Mitchell Amaro e Zuzu Zuliani, sono fantastici interpreti di questo ruolo, ma penso che se dico Richie McCaw posso mettere d'accordo tutti quanti sul più grande numero 7, il best 7 ever. Insomma, io non sono mai stato molto appassionato di Richie McCaw perché credo che arbitrasse lui le partite, ma questi sono discorsi, polemiche assurde. Diciamo che è lui l'esempio del numero 7 per eccellenza, il primo a arrivare in ogni sostegno, il primo a placare se ha bisogno, il primo a recuperare, il primo sostegno offensivo, il primo sostegno difensivo. Insomma, è veramente un motore, diciamo, inesauribile, risorse inesauribili per la squadra. E a lui, dall'altra parte, al 6, c'è il blindside flanker, il flanker della parte chiusa.
generalmente è molto più massiccio, quindi un potentissimo placatore, un grandissimo ball carrier. Penso che al momento Peter Du Toit possa essere sudafricano, andate a vedere la finale con la Nuova Zelanda, penso che sia l'esempio di come debba giocare un numero 6, anche su sulla schiena, come ho detto prima, è il 7, perché in Sudafrica giocano con i numeri delle terze linee invertiti. Il migliore numero 6 di sempre è, si narra di Richard Hill, però anche il sudafricano Smith scherzava poco. Insomma, io poi vi chiederò di farmi il vostro best 15, quindi ditemi voi qual è secondo voi il vostro migliore numero 6 blindside flanker. E finalmente arriviamo nella stanza dei motori, le seconde linee, il 5 e il 4, se 5 è la seconda linea destra, uno dei due motori della mischia, è probabilmente tipo il più alto della squadra, perché gestisce un attimino la rimessa laterale, e, di cui spesso è il destinatario, di cui spesso è il regista. Insomma, qui parliamo proprio per luoghi comuni, perché poi ogni squadra ha il suo sistema di gioco, però è un pochino più atletico, meno fisico del suo compagno di numero 4, poi vedremo il perché. E è un ottimo difensore sul contratto nel box kick, è un ottimo difensore del caterpillar, ovvero il trenino, ovvero il box kick in attacco, perché col suo metro e 99, 2 metri abbondanti, sposta di tantissimo la linea del fuorigioco. Pensate, se mettete due seconde linee una fila all'altra nel trenino, se non fate 4 metri linea del fuorigioco, poco ci manca, quindi sono sicuramente fondamentali per questa struttura offensiva. Sui ruoli, diciamo che le seconde linee si ricordano sempre in coppia, quindi arriveremo alla fine a parlare di chi sono stati i miei favoriti, quelli quali sono i più grandi. E come dicevo, il numero 4, la seconda linea sinistra, è un pelo più forte, perché sta dietro al pilone sinistro, quello che ha una spalla fuori, quindi deve sostenerlo nella spinta, e per il resto ha le medesime caratteristiche del suo collega destro e del suo gemello, e per questo vengono ricordati in coppia. Io, i miei preferiti sono Matfield e Becky Sbota, uno una classe clamorosa, l'altro ruvido come pochi al mondo, e però diciamo che la mia coppia di seconde linee preferite era scoppiata, ovvero era Ian Jones della Nuova Zelanda e John Hills dell'Australia, due che ogni tanto se le davano in campo, e John Hills mi piaceva particolarmente perché calciava anche, usava anche il piede nelle trasformazioni. Quindi Nobody Hills ha alzato anche la Coppa del Mondo, lui repubblicano l'ha alzata stringendo la mano alla regina in Galles, quindi veramente una grandissima seconda linea. E poi passiamo alle prime linee, quelle che andranno in paradiso, perché l'inferno l'ha già visto la terra, anche se io credo che il ruolo più devastante sia la seconda linea, perché la prima linea te la ricordi appunto perché sta lì, combatte con l'altro, la terza linea perché vuole rivedere il campo, le seconde linee si fanno un mazzo così e non se ne ricorda nessuno. Quindi dai, prime linee, numero 3, pilone destro, deve essere molto forte, massiccio e potente, perché deve tenere la spinta del pilone sinistro avversario e del talonatore avversario, che cercheranno sicuramente di allargarlo e di togliergli la stabilità. Adesso è anche un giocatore che lavora per il campo, vi dico solo Furlong, quindi è un giocatore che porta il pallone, è un gran difensore, e Antonio dalla Francia credo che in questo momento sia una bestia, che sia uno dei migliori interpreti di questo ruolo, perché ha un sacco di chili e sembrava che resistesse poco, nel senso, ai 60 minuti di estrema qualità se li fa. C'è un fuori concorso in questo ruolo, lo vediamo poi dopo quando andiamo a parlare del numero 3, anzi no, dai, ve lo dico, Jason Leonard è fuori concorso perché giocava sia 3 che 1, quindi e poi dopo lo vedremo, e quindi lo togliamo da questo simpatico contest, e ditemi voi chi è il 3 più gringoso di sempre fra Adam Jones del Galles, Heyman della Nuova Zelanda, e mettiamoci anche Martin Castrogiovanni, che
è stato veramente un grandissimo interprete di questo ruolo, proveniva dal basket, quindi aveva anche delle mani fantastiche. Dopo il 3 c'è il 2, il talonatore sta in mezzo alla mischia che deve avere delle belle mani perché deve lanciare la rimessa laterale, deve avere un piedino da fata perché deve tallonare o cercare di rubare il tallonaggio agli avversari, deve essere un bel scassone nella minchia perché lì davanti è quello che baruffa con gli altri, coraggioso perché sta con le mani sospese per aria e se cade giù smusa di brutto. E oggi sugli scudi c'è Bonambi sudafricano, davvero un fire. Forse parlo un po' troppo per i miei gusti, però è un fire di brutto. E uno dei miei preferiti, Kid Wood, l'irlandese, che ho conosciuto personalmente in aeroporto, è anche una fantastica persona, un rugby di altri tempi, ma in realtà, a dire il vero, il rugby è rimasto tale da questo punto di vista, i giocatori non sono delle prime donne. Kid Wood, che è stato uno dei primi avanti ad andare al piede, ma non nei pali, proprio nel gioco aperto, ecco. Ci ricordiamo il 50-22 della finale di, oh, scusate, la finale di Champions Cup recentemente, parte del Sudafrica, no, della Challenge Cup, però in realtà Kid Wood andava già fine anni 80, inizio anni 90 al piede. E poi, come dire, Sean Fitzpatrick, penso che sia uno dei leggendari numeri due neozelandese, capitano neozelandese, e Rafael Ibanez, un franco ispanico, francesissimo, ma di origini con questo nome, Ibanez, spagnolo, è stato anche lui un eccezionale interprete di questo ruolo. E arriviamo al numero uno, l'ultimo giocatore della squadra, ma non per importanza, il pilone sinistro, molto tecnico perché gioca una spalla dentro la mischia con l'altra fuori, e deve provare a fare il wheeling, a mettere sul piede avanzante la propria squadra, deve tenere aperto il proprio canale quando c'è il tallonaggio sull'introduzione propria. E insomma, è un giocatore, deve essere strong, very strong, molto molto forte, ma anche molto molto tecnico, tenere la spinta, spingere, è un ruolo veramente difficile. E io per scherzo qualche volta l'ho provato ad accennare, ma mai al mondo non ce la farei, non ho proprio alcuna caratteristica né di tecnica né di forza per affrontare questo ruolo, cioè, ma neanche così in amichevole quando facevamo finta di fare le mischie fra tre quarti. E che dire, oggi il più spacey, più speciale è Marler non solo in campo, anche abbastanza fuori dal campo. E come detto prima, Jason Leonard a parte era un boss sia a destra che a sinistra. Io in realtà in questa posizione mi ricordo Tavarira che è Beast, fenomenale, fantastico, e Woodcock della Nuova Zelanda, ma soprattutto Os Durand che dal Sudafrica ha vinto le due Coppe del Mondo, una nel 95 e una nel 2007, 12 anni ai quei livelli davanti alla mischia del Sudafrica, è veramente qualcosa, come diciamo noi boomer, tanta roba. E allora, abbiamo visto tutti i 15 ruoli, io vi ricordo sempre Rugby ZPN, i miei canali social, qui sotto nei commenti mettete il vostro 15 ideale, ditemi su cosa non siete d'accordo, perché tanto alla fine siamo qui per confrontarci, il confronto è bellissimo. Io vi ringrazio, non vedo l'ora di preparare un'altra puntatina di Rugby con Zucca. Niente, vi saluto, spero che la cosa sia stata di vostro gradimento. Hola, Burdel!